Segnalibri, l'energia delle parole. In collaborazione con Librerie Belgravia. Un buon inizio settimana da Viviana Dragani e da Segnalibri, la coraggiosa rubrica che parla, pensate un po', di parole, di belle parole, che parla di libri, di quelli che non avreste mai pensato vi potessero interessare o piacere, e invece ecco la lettura di una paginetta attraverso la radio e subito vi viene voglia di sapere il resto, di sapere dove andranno a finire le vicende, o di leggere qualcos'altro di quell'autore che per due minuti vi ha tenuti incollati alle frequenze della vostra radio preferita, Radio Energy. Perché una parola tira l'altra e le parole su Radio Energy valgono ancora di più. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Ben ritrovati su Radio Energy con Segnalibri, che oggi vi segnala l'ultimo romanzo dell'autrice Catherine Dunn. Conosciamola insieme. Segnalibri, l'energia delle parole. Catherine Dunn ha ottenuto la laurea in lingua e letteratura inglese e spagnola presso il Trinity College di Dublino e ha iniziato la sua carriera come insegnante di lingue presso la Greendale Community School di Kilbarrack, un sobborgo residenziale della città. Ha incominciato a scrivere, come afferma la stessa autrice, dopo la morte del suo secondo figlio e ha esordito in campo letterario nel 1997 con il romanzo dal titolo La metà di niente, uscito in Italia nel 1998. Ha pubblicato numerosi romanzi, tutti di grande successo, e continua la professione di insegnante presso l'University College insegnando scrittura creativa. È giunto il momento ora di svelare il titolo del nuovo romanzo dell'autrice de La metà di niente, perciò ascoltiamo insieme la carta d'identità del libro di oggi. Titolo: Tutto per amore. Autore: Catherine Dunn. Casa editrice: Guanda. Genere: romanzo. Numero di pagine: 358. Dicono di lui: nessuno come lui sa parlare delle donne e alle donne. L. Cari amici, è giunto il momento di raccontarvi un po' i contenuti dell'ultimo libro di Catherine Dunn, che, lo ricordiamo, è Tutto per amore. Segnalibri, l'energia delle parole. Julia Seymour è una donna brillante, affidabile, concreta. Ha una vita piena e molti affetti e non ha mai smesso di amare la propria professione di medico. Perché allora, una mattina di fine ottobre, lascia tutto? Casa, figlia, compagno, senza una parola. Come se non si aspettasse di tornare. Una fuga, quella di Julia, pianificata fin nei minimi dettagli. A ogni tappa un'amica fidata che le offre riparo e sostegno senza fare troppe domande, mentre dal passato condiviso affiorano esperienze, ricordi e forse anche la chiave per capire le vere ragioni del suo gesto, assai più generoso e altruista di quanto potrebbe sembrare. In parallelo, il tenace inseguimento di William, che stava per chiederle di sposarlo e non si dà pace, pronto a cogliere gli indizi che, ne è sempre più convinto, Julia ha intenzionalmente disseminato per lui, affermato autore di thriller, lungo il cammino. La sua ricerca lo porterà a compiere un viaggio nello spazio, da Dublino a Londra, alla lontana e misteriosa India, dove tutte le tracce sembrano portare, e soprattutto nel tempo, in quel passato di Julia, segnato in maniera indelebile da una scelta dolorosa. E ora diamo spazio all'energia delle parole con la lettura di pagina 31 del libro di oggi, che, lo ricordiamo, è Tutto per amore, l'ultimo romanzo di Catherine Dunn. Seguitemi. Segnalibri, l'energia delle parole. Al piano di sotto, Julia sente i rumori del primo mattino. 40 bambini pieni di energia che fanno colazione. Prima di scendere aspetterà che la confusione si calmi. La sera prima ha sbagliato i tempi,
Al suo arrivo, almeno la metà dei faccini presenti nella stanza si sono illuminati. I compiti sono stati abbandonati. Le voci hanno reclamato rumorosamente la sua attenzione. Stamattina non vuole commettere lo stesso errore. Yosan e Anuranda sono molto rigide. È l'unico modo per far arrivare a scuola in tempo 40 bambini. Più tardi, lei e Sarita hanno un appuntamento per vedere l'appartamento del signor Kapoor. Yulia sa bene che lì occupa uno spazio e un bagno preziosi che potrebbero essere utilizzati altrimenti. E ha anche bisogno di discutere seriamente con lei di soldi e di altre cose. Scende dal letto e si ricorda appena in tempo di abbassarsi. Il soffitto della mansarda si inclina proprio sulla sua testa. Sempre piegata, avvicina lo zaino, si inginocchia e ne svuota il contenuto sul letto. Poi fuga nella tasca interna della valigia e tira fuori un kit per il cucito. Ripensa a lunedì pomeriggio prima della sua partenza, quando era seduta al tavolo della cucina in casa sua. Tinkerbell l'aveva osservata con gli occhi verdi accesi. «Non è da mangiare, Tinky, rilassati!» Yulia aveva tirato fuori dall'astuccio un piccolo oggetto trattenuto da un elastico e ne aveva usato la punta acuminata per disfare i punti della fodera dello zaino. Accanto a lei, sulla superficie lucida del tavolo, c'erano dei fasci di banconote da 50 euro. Aveva deciso di non prendere grossi tagli per paura che potessero suscitare domande. Con grande cautela, da maggio, aveva prelevato 5.000 euro al mese in contanti da conti diversi e li aveva nascosti sotto il doppio fondo dell'armadio, avvolti in un banale sacco nero. Per cucire le banconote nella fodera dello zaino ci aveva messo quasi tutto il pomeriggio. A volte le mani le tremavano troppo per continuare. Altre volte doveva interrompersi per prendere fiato, assalita da un lancinante senso di perdita. Aveva pianto. Per William, per Melissa, per i bambini, per se stessa. Avvertiva che la sua ferrea determinazione le stava sfuggendo. Si indeboliva davanti all'assalto del dolore. «Fallo e basta, Yulia», continuava a ripetersi. Per mantenere la concentrazione, si era costretta a ripensare a Greta, a rivivere tutti i dettagli di quella giornata orribile. Aveva disfatto anche i punti di quel ricordo, rivivendone la durezza implacabile. Sa che non riuscirà mai a dimenticare che tutto il tempo e la lontananza del mondo non serviranno a indebolirlo. Vuoi aggiudicarti il libro che abbiamo appena presentato? Chiama subito lo 011 6694 724. 011 6694 724. Radio Energy e Librerie Belgravia te ne regalano una copia. Ma qui non c'è nessuno che vuole sentirti gridare più forte, più forte. Qui non c'è nessuno che vuole vederti volare nella notte, nella notte. Meglio che non dici a nessuno che in fondo ancora stai sperando. Se rompi il silenzio cantando, che ti troverai nell'istante in cui ogni sguardo sarà spento e gelido, e ti sembrerà che davvero tu sbagli sognando, contro mano tu sbagli sognando. Avete appena ascoltato alcune righe tratte da Tutto per amore, l'ultimo romanzo di Catherine Dunn. Le emozionanti vicende proseguono nelle pagine successive, ma Segnalibri purtroppo per oggi si conclude qui. Ci ritroveremo insieme venerdì 3 giugno, sempre alle ore 18, con un altro appuntamento con i nostri amici libri, ma soprattutto con le nostre emozioni. Un a presto dalla vostra affezionata Viviana Dragani e da Segnalibri, l'energia delle parole. Perché ormai i fedeli ascoltatori lo sanno, le parole sono energia. E l'energia è di casa solo su Radio Energy. Ogni lunedì e venerdì alle 18 segna libri, l'energia delle parole, in collaborazione con Librerie Belgravia, in via Vicoforte 14 e in via Monginevro 44 a Torino. Per info 011 385 29 21 o libreria.belgravia@gmail.com.